Bergamasca, 21 comuni, territorio pieno di particolarità interessanti. Percorso con l'Audi Q3 Sportback e ibrida plug-in. Venite con noi. Isola Bergamasca si chiama così perché è un territorio racchiuso fra due fiumi, l'Adda e il Brembo, e ne fanno parte 21 comuni della provincia, appunto, della città di Bergamo. Usciamo dall'autostrada al casello di Bergamo, proveniamo da Milano e ci dirigiamo verso Crespi d'Adda, un villaggio che fa parte del patrimonio UNESCO come esempio di archeologia industriale. Fu costruito dall'industriale Crespi a fine 800 ed è un esempio illuminato di villaggio costruito su misura per i propri operai, completo di cinema, di teatro e di tutti i servizi necessari. Ovviamente loro abitavano in una villa che era praticamente un castello. Lì ci fermiamo all'osteria Damualdo, dove assaggiamo fra l'altro un'ottima polenta che è uno dei piatti tipici della Bergamasca. Lasciamo Crespi d'Adda, quella bella costruzione, sempre nello stile del villaggio, è il cimitero, ma è molto spettacolare. Qui si notano i bellissimi viali alberati perché c'è molto verde e quindi il personale dell'azienda poteva fare molto sport all'aperto dopo aver Adesso, sempre a lavorato. bordo della nostra Audi Q3 plug-in, ci dirigiamo verso un vero gioiello, una villa del 1700, Villa Gromo, una bellissima villa nobiliare. Praticamente una delle perle della isola Bergamasca. E qui incontriamo il nipote dei più recenti proprietari della villa, il giovane Nicolò, discendente di questa famiglia nobiliare. Benvenuti a Villa Gromo, una magnifica villa del 1700 incastonata nell'isola bergamasca. È ancora una villa di famiglia e così la viviamo, infatti mantiene tutto il sapore della villa nobiliare, della villa aristocratica. È chiaramente aperta anche per eventi, non solo privati ma anche eventi pubblici. Quindi invito tutti a venire a trovarci e a godere della bellezza di Villa Gromo, così come nei suoi interni, così come anche nel suo mobilio originale. Ancora a bordo della nostra Q3 Hybrid Plug-in e attraversiamo la cittadina di Mapello approfittando della modalità completamente elettrica, quindi passiamo in ecologico e silenzioso. Poi ci arrampichiamo verso un luogo mistico, attraverso una piacevole strada in salita nel verde, arriviamo alla splendida abbazia di Fontanella dell'XI secolo. Un luogo particolarmente suggestivo. Da lì ci inerpichiamo poi verso l'agriturismo Cavril, dove assaggiamo ancora specialità locali e poi usciamo a vedere Milano da 60 km di distanza, una vista veramente spettacolare. Torniamo giù attraverso la strada campestre e adesso passiamo a esaminare e a raccontarvi della nostra compagna di viaggio, l'Audi Q3 Hybrid Plug-in in versione Sportback. Ha un motore elettrico da 116 cavalli che è accoppiato al 1.4 turbo da 150 cavalli, per un totale di ben 245 cavalli, ma come sappiamo la potenza elettrica non è proprio la stessa espressa da un motore a benzina. Però permette prestazioni brillanti, ben sufficienti al giorno d'oggi per viaggiare a velocità anche oltre i limiti autostradali, ma soprattutto garantisce per una quarantina di chilometri un viaggio in modalità completamente elettrica, ricaricandola anche a una presa di corrente nel proprio box. Condominio permettendo al giorno d'oggi perché comincia a diffondersi. L'avventura dall'esterno si distingue dalla Sportback normale per questa presa di carica sulla fiancata sinistra. All'interno troviamo le solite finiture eccellenti dell'Audi Q3, come di tutte le versioni superiori, un bagagliaio ben sufficiente alle esigenze di un weekend, ma anche di un viaggio con tutta la famiglia. Una vettura molto sicura, assolutamente, con tutti i sistemi elettronici di aiuto alla guida attuali, una dotazione che può essere pari a quella che
di un'auto di segmento ben superiore. Ma adesso veniamo ai consumi, che è la cosa più interessante per una plug-in, soprattutto una media, che è proprio la soluzione ideale, perché quelle di segmento altissimo è quasi inutile, ecco, te ne fai di una plug-in, invece questa che si usa tutti i giorni, si può arrivare a consumi molto interessanti, perché in autostrada si possono fare gli 8 km con un litro usandola, perché però guardate i 2 litri 100 km che indica adesso, perché se si fa un percorso giornaliero di un centinaio di chilometri, i consumi scendono moltissimo, 4 litri per 100 km in media. Se poi se ne fanno 50, veramente si arriva a 2 litri 100 km. Se se ne fanno 40, praticamente non si consuma nulla. Ovviamente di carburante, perché l'energia elettrica si consuma e bisogna calcolare ogni volta quanto è il prezzo.